amici di Player Inside, siamo tornati nel mio castello Marcondiro di Rondello di Fallout 4. E vai, un aggiornamento sullo stato del io mio me castello. Ne vado. No, tu non te ne vai, ormai sei costretto qui a guardare che cosa ho fatto io. Anzi, oggi dovrei fare il carpentiere insieme a me, dovrei fare il muratore. Vabbè, me ne vado. No, non te ne vai, devi lavorare sodo. Perché no. Ecco, questo è ancora il mio castello, vedete, non è cambiato niente. No, invece quello è Zimmo Vinti, allora sei tu. Questo è il mio castello, quindi già l'avete visto. Però cosa è cambiato, Raiden? Non noti niente? Hai fatto qualche muro in più? Ho chiuso, qua c'era il muro vuoto. Sì. E l'ho chiuso con queste metodo. Fa schifo. Qui innanzitutto ho costruito anche il muro. Sì. Però volevo lasciare uno spazietto qua per passare. Sì. Col cancello, guarda che carino. Il problema fondamentale, c'è un però, problema, attenzione, è che vabbè, a parte qualche maceria in più, non si direbbe, secondo me è tutto perfetto e a norma ecologica. Tu l'hai appena precipitato, non so se avete visto replay. Sono questi maledetti, ma no, magari ti erano venuti a fare visita. Ma no, direi di scuoiarli, chi se ne fotte. Ma scusami, io faccio vedere il mio castello Marcondiro di Rondello e come attacca. Attenzione. Ah, che bellezza quando esplodono le teste, che bellezza anche nella realtà. Il problema sostanziale, stavo dicendo, è che mi manca il pavimento, nel senso, ah vabbè, ma non è necessario, cioè, qui ho pavimentato. Lasciate perdere i cadaveri cosparsi. Puoi toglierlo questo cadavere, effettivamente. Aspetta che lo butto. Attenzione alla telecinesi, attenzione. Scusate, lo butto a mare. Ma si fai come nei Soprano, che ecco, non l'hai buttato a mare. Cioè, ci pezzo sono, di carne. Sono così. Pezzi umani. Ma perché questi cadaveri? Non lo so, di solito. Ah, vabbè, sono morti. Dovrebbero scomparire. Ma diamogli giusta sepoltura anche a questo, no? No, perché è incastrato. È incastrato. Dai che ce la facciamo, dai che ce la facciamo. Dai, dai dal filo spinato. Però che mille, attenzione. Ma è morta! Che vuol dire? Vede, è incastrata dal piede. Dal piede. Ragazzi, Fallout. Noi amiamo Fallout, lo diciamo sempre, però ragazzi è un bug con un gioco attorno. Ma se noi spostiamo questo? Ecco, guarda. Vediamo com'è finita. L'hai incastrata del tutto, adesso cosa hai fatto? Vediamo, ok, ecco, ce l'abbiamo fatta. Seppelliamola per bene, Così. Questo è per bene. No! Ecco, molto bene. L'hai messa all'ingresso. Prendiamo il completo, facciamo vedere le minne. Ho sbagliato, ho preso il vestito e l'ho denudata, non volevo. Madonna, quel braccio. Cosa succede a quel braccio, raga? Io avevo da piccolo Mister Muscolo che si allunga. Ecco, mi sembra questo. Mamma mia, che cosa inquietante! Dove lo stai buttando questa buttanazza? È la cosa più inquietante del mondo, sembra una bambola. Danza però. Ok, è andata così. Allora, dai, così non la vede nessuno. Con la faccia spiantellata sulle alghe. È perfetta. Direi di andare avanti. Benissimo, allora vedi che qui è tutto brutto. Ora che e succede pure un errore, un glitch. Ok. Invece di glitch. Bene. Per eliminare il glitch, cosa facciamo? Per eliminare il glitch, costruiamo del pavimento. Non il glitch. Ecco, già si cominciano i primi problemi. Non. Ecco, qua si fa. Io non l'avrei idea. Qua non si fa. Perché? Perché non si sa, le cose strane di Fallout. Era perfetto a questo. Era che è perfetto. Era dai! Scemo. È uno scemo, veramente un cretino. Ma perché questa cosa? Creiamo il dislivello e ce ne battiamo la ciolla. Che dici? Sì, creiamo okay, battiamocene la ciolla. E adesso niente da fare. Niente, quindi qua rimarrà un buco. Dislivello. Chi cammina qui muore. Attenzione! Ah, ce l'abbiamo fatto. Il dislivello in positivo, cioè nel senso è più alto del re. Ma che importanza, qua al limite è un pochettino a ragazzi, troppi. Questo è il grass porcellanato di quello. Questo che sta facendo? No, in teoria dovrebbe essere là. E invece è qua. Perché? Perché è un bug. Vabbè, ma facciamo. No, allora, bug con Fallout non lo puoi dire più. Facciamo perché è la normalità. Cosa fa? Questa è la mia stanza. Come. Ecco, è questo che ci fa qua. Ah, donna, attenzione, questo è interessante. No, non è interessante, vattene via. Sì, poi c'è Preston che subito è venuto correndo appena ha sentito quello che hai detto. Ecco, se n'è andata. Se n'è andata. Fatto Preston. Cos'hai in quel forziere? Ma presto te ne vai a cagare. Cos'hai in quel forziere? Niente. Ah, questo quadro è discutibile. Fa schifo. È discutibile. Leviamolo. Mettiamoci un quadro più bello. Sì. Gattino. Basta con questi gattini. Gattini. Hanno rotto le palle sia su YouTube che non su i YouTube. I cagnolini. Vabbè, va. No, mettiamoci questo. Ah, paesaggio. Questo sì. Paesaggio. Che, ok. No, lo stesso paesaggio no però. Attenzione, posso mettere il quadro tipo... Sì. Intersecato. Vediamo. Attenzione. Ah, però. Però, guarda, è
adesso perché è tipo un'opera artistica. Ma che perché? Ma che è sta cosa? Io lo lascio così, ragazzi, è bellissimo. Facciamo anche un televisore al plasma. È un televisore, rimaniamo che è un televisore. Televisore al plasmon. Ma perché non è accesa questa lampadina? Ma perché gli devi sparare, secondo me, per farla accendere. Attenzione, dai, facciamo qualcosa, qualche decorazione pornografica non può esserci, no? No, ecco, qua se accenderla no. Ok, no. Questo perché? Perché è più vicino al... non lo so, non si accende. È Gesù Cristo. Si stava accendendo, non ha cambiato idea. Più in alto la devi mettere. No. No, niente. Si accende dove cazzo vuole lei, perché lampadina tag life, attenzione. Questi quadri pure, un'altra merda, ricicla. Ma dico, come ti è venuto in mente di mettere questi quadri? Ma mettiamoci un cartello non fumare, okay. Che ne dici? Secondo me ci sta. E poi facciamo i tag life e fumiamoci. Mettiamola così? No. Secondo me è bello il quadro, vediamo. No ragazzi, è bellissimo. Allora ragazzi, questa serie si chiama Fallout contro Minecraft. L'abbiamo deciso adesso. E questo quadro è fantastico, dire. Ma questa è tornata qua, che vuole? Puttana! Guarda, si siede sulla mia scrivania. Fallo, azziccalo così. Madonna, mi inquieta tantissimo questo quadro. Chi ma è? Ma che è questa? Dipinto, di chi? Mettiamola, aiuto. Bellissimo, aiuto. Mettilo così, vai. Non me lo fa mettere. Mettilo bene però, dai, mettilo bene. Così. Ma no. Così, allora, così è bellissimo. Perché è tipo che si tiene tra i due muri. Una volta è perfetto. Io ho visto una mostra di quadri dove i quadri erano attaccati a cazzo di cane. Meglio di questi? Ma comunque meglio di questi. Però un pochettino somiglia al mio personaggio. No, pure bionda. Poi di classe, non capito. Tu sei una strappona proprio di quelle clamorose di guarda, bassa lega. Più strappona. Ok, questo gioco è diventato Gira la moda. Ah no, non è quella, gira la ruota. Gira la moda con così sono Midna. Più strappona. Ah, però attenzione. Le mine di Midna. Le mine finte di Midna. Non sono finte! Come? Sono vere! Vabbè, che poi non lo sappiamo se questa non si è fatta qualche ritocchino. Ma si è fatta. Ma non è importante. Bene, ragazzi, mi è piaciuto il mio castello aggiornato, no. Bellissimo. Devo dire che ha fatto molti progressi, non è vero. Oh. Però stiamo lavorando, stiamo costruendo alacremente. Alacremente. Tu lo sapevi allora questo verbo? Non è un verbo, è un avverbio. Ecco. Molto bene, e noi ci vediamo. No, è anche un verbo, perché io alacro, tu alacri, egli alacra. Cry, spesa fantastica. Farra la cry. Che cazzo sto dicendo? Ragazzi, mi raccomando, se vi piace questa serie, pollice in su. Dai, parla, fai il In su pollice e noi su. Ci vediamo. Mettete i quadri bene, mi raccomando, a casa e ci vediamo. No, alla no, prossima. No, tag life dovete essere. Minchia, sempre sta bocca. Alla prossima.